Ciao a tutti, bentornati. Per gentile concessione di mia suocera oggi facciamo il casatiello. Per 3 casatielli abbiamo bisogno di 1 kg di farina, 25 g di lievito di birra, 100 g di pecorino romano, 300 g di strutto, acqua tiepida, sale 20 g e pepe quanto basta. Per il ripieno invece avremo bisogno di 150 g di pancetta, 150 g di salame di mortadella, 200 g di provolone piccante, 4 uova sode sgusciate e 5 uova crude per decorare. Ma vediamo insieme che cosa dobbiamo fare. La prima cosa fondamentale è quella di preparare tutti gli ingredienti già tagliati a cubetti e sminuzzati. Le uniche cose che dovete tenere a parte che faremo dopo sono le 4 uova sode che le taglieremo più avanti. Preparando tutta la tavola in questo modo riusciremo a fare il casatiello in maniera perfetta. Andiamo a mettere la farina sul tavolo in questo modo a fontana e a sbriciolare il lievito di birra all'interno della fontana che abbiamo creato. Con il sale procediamo all'esterno della farina senza toccare il lievito, mi raccomando, perché andrà a scioglierlo altrimenti. Per il sale regolatevi voi, la ricetta vuole 20 grammi, potete anche decidere di aggiungerne o togliere a seconda del vostro gusto. Il casatiello è molto saporito, valutate voi che cosa è meglio per il vostro gusto e per il vostro piacere di mangiare il casatiello. A questo punto siamo pronti per aggiungere pian piano l'acqua. Con l'acqua tradizionalmente non c'è una vera e propria pesata, quindi andate un pochino ad occhio, a sentimento si può dire, e aggiungete acqua tiepida pian piano in questo modo fino a quando l'impasto non è abbastanza agglomerato. Tenetene un po' da parte. A questo punto aggiungiamo lo strutto. Lo strutto deve essere leggermente ammollato ad aria in modo tale che sia morbido e non duro come appena tolto dal frigorifero, e lo andiamo anche qui ad aggiungere sempre a mano, in questo modo. Fate attenzione a non far uscire nulla dalla fontana. È il momento ora di aggiungere il pepe. Il pepe è anche qui a valutazione vostra, a discrezione vostra. Noi ne abbondiamo abbastanza di pepe proprio perché il casatiello vuole questo sapore di pepe abbastanza prorompente. Valutate voi. A questo punto siamo quasi alla fine, aggiungiamo il pecorino romano grattugiato all'impasto e cominciamo a impastare. Come dico sempre io, come se non ci fosse un domani. Impastiamo fino a quando non abbiamo raggiunto un panetto, un impasto bello omogeneo, bello liscio e soprattutto morbido. L'acqua che avete tenuto da parte la utilizzate in questa fase della lavorazione dell'impasto per arrivare a inglobare tutta la farina, perché è necessaria, assolutamente. Come vi ho detto, se avete bisogno aggiungete un pochino di acqua tiepida, sempre quella che abbiamo preparato all'inizio. Un pentolino come qui è giusta come quantità. Andiamo a inglobare ancora tutta la farina e dobbiamo impastare con le mani fino a quando praticamente il tavolo non sarà pulito e le mani altrettanto. A questo punto, una volta raggiunto questa morbidezza e questa solidità di impasto, andremo poi a fare un filone abbastanza lungo, simile a un plum cake, così riuscite a capire bene più o meno come deve essere formato, che andrà poi tagliato e vedremo come. Ricaviamo dall'impasto un pezzettino e andiamo a stenderlo in questo modo con il mattarello. Dobbiamo creare una sorta di rettangolo che è più o meno largo 40-45 cm per 40, quindi un bel rettangolo o quadrato. Questo ci servirà per andare a farcirlo e soprattutto a creare quella forma tradizionale a ciambella del casatiello. È ora di farcire, quindi farciamo il nostro casatiello mixando un po' tutte le varie cose che abbiamo preparato, quindi mortadella, un po' di pancetta, un pochino di provolone piccante, tutto quello che desideriamo. Anche qui a discrezione nostra, dobbiamo utilizzare tutta la farcia che abbiamo preparato nei 3 diversi casatielli.
Questa è una prima farcitura, vedremo che ce ne sarà un'altra. A questo punto siamo pronti per tagliare, rifilare molto sottili le uova sode. In questo modo andranno aggiunte anch'esse al ripieno. So che per noi emiliani che lo conosciamo poco, il casatiello risulta essere tanta roba, come diciamo noi. In realtà è straordinario ed è golosissimo ed è soprattutto tradizionale e il simbolo della Pasqua. A questo punto arrotolate, avete visto com'è? È stato arrotolato tutto il ripieno all'interno dell'impasto. Non andiamo ancora a chiudere, ma anzi dobbiamo farcire bene anche le ultime parti del rotolo in modo tale che sia regolare. A questo punto procediamo in avanti e andiamo a aggiungere la seconda farcitura. Facciamo ancora come la prima e poi arrotoliamo. Ecco lo stampo tradizionale, lo stampo a ciambella del casatiello. Andiamo ad imburrarlo e a ungerlo con un grasso. Potete usare anche lo strutto che avete utilizzato all'interno del casatiello, nell'impasto. Prendiamo il rotolo e lo andiamo a rotolare nello stampo in questo modo e a far sì che sia bello integro e soprattutto unito. Quindi con le mani facciamo questi movimenti per riuscire a trasformare il nostro rotolo in una torta salata ciambella. Siamo pronti a questo punto per utilizzare un pochino di strutto e andarlo a glassare sopra. Questo, vedete voi, gli darà quella classica pellicina meravigliosa. A questo punto non possono mancare le uova. Prendiamo due uova crude, che sono proprio il simbolo del casatiello della Pasqua, e le andiamo a posizionare in questo modo. Le uova devono essere racchiuse all'interno di una croce fatta con la pasta del casatiello. Quindi andiamo a creare una sorta di cestino che andrà a raccogliere le due uova. In questo modo, due striscioline su ogni uovo messe a croce. Questa è proprio la forma tradizionale. Procedete in questo modo fino a formare i tre casatielli. Ovviamente la ricetta la potete anche dividere per tre e andare a farne solo uno. Coprite bene a questo punto con un panno. Lasciamo lievitare il casatiello in questo modo per all'incirca 4-5 ore. Deve raddoppiare, dipende un pochino dal calore che c'è all'interno della vostra casa. Trascorso questo periodo, il casatiello è pronto per essere infornato. Deve essere infornato a 180 gradi per un 40-45 minuti. Il casatiello è pronto, rimane abbastanza chiaro, ma lo riconoscerete perché ha proprio questa pellicina straordinaria. A questo punto io spero che questa ricetta vi sia piaciuta, vi auguro una buona Pasqua a tutti da parte mia e di Simo. Un abbraccio e andrà tutto bene. Ciao!